nella prima lettura si parla di Mosè. Chi era Mosè? Forse qualcuno di voi mi ha sentito parlare per qualche film che ha visto al cinema o alla televisione. Forse qualcuno ha letto le sue vicende descritte nella Bibbia, esattamente nel libro dell'Esodo, nel libro dei Numeri, nel libro del Levitico e nel libro del Deuteronomio. Sono quattro libri della Bibbia, parte che viene continuamente citato anche in altri libri, ma quattro libri sono pieni della presenza, delle azioni, delle parole, dei discorsi di Mosè. Ora, è successo un fatto mentre si trovava nell'accampamento, nel deserto, lungo il viaggio che li avrebbe portati in Terra Santa, che il fotografo durante la predica stia fermo, che è significativo. Mosè riceveva le persone davanti alla tenda. Il suo compito non era solo quello di dare consigli spirituali, ma faceva praticamente da giudice anche per problemi o litigi o controversie che potevano succedere fra gruppi o fra persone. Una volta lo venne a trovare il suo suocero, un certo Jetro. Mosè aveva lavorato per lui alcuni anni facendo il pastore, poi il Signore lo aveva chiamato alla missione di liberare il suo popolo, e il suocero, vedendo che era una persona degnissima, una persona per bene, vedendo che si affaticava tutto il santo giorno a ricevere moltissime persone, si stancava, era già anziano, aveva più di 80 anni, a quell'età ci si stanca facilmente, gli disse: ma tu così non riesci a fare tutto e ti stanchi, io ti suggerirei di scegliere tra tutte le persone più intelligenti, più preparate, più sagge della popolazione, 70 persone, e ti fai aiutare, così magari le cose più semplici le decidono loro, le giudicano loro, e tu invece resti per le questioni più difficili e più ingarbugliate. E così fece. Mosè ascoltò i consigli del suocero, cosa che è una cosa buona. Io consiglio a tutti di camminare nella vita ascoltando i consigli delle persone sagge. Può essere il suocero, può essere la suocera, può essere la mamma, può essere il papà, può essere uno zio, può essere il padrino di battesimo o di cresima. Ascoltare è importante. Le persone che non ascoltano mai, ce ne sono, forse pure voi li conoscete. Ci sono persone che quando si mettono una cosa in testa non ascoltano nessuno. Quello che dico io è giusto e nessuno deve comandare sopra di me, dicono alcuni. Le persone che ragionano così non sono sagge, non sono forti, ma sono deboli, hanno una personalità miserella miserella. Le persone invece sagge, forti, ascoltano. Certo, come diceva il proverbio antico, prendi il consiglio di tanti e tieniti il tuo, che non significa fai finta di ascoltare e poi fai quello che dici tu, no. Il proverbio ha un altro significato, cioè ascolta tutti, però poi fai una cernita e vedi, fra i tanti consigli che ti sono dati, quali a parere tuo, però dopo averli ascoltati.
possono essere utili per le decisioni che tu devi prendere. Quindi Mosè ascoltò il suocero e chiamò 70 persone. Attenzione, ai tempi di Mosè, quando si voleva dare un incarico importante, non è che tu sei incaricato di questo, ora ti scrivo, o al giorno d'oggi ti metto sul computer e tu ti do la nomina. No, a quel tempo si faceva diversamente. Quando si voleva affidare l'incarico a qualcuno, 1, 10, nel caso di Mosè 70, si invocava lo Spirito Santo, si pregava, dopodiché chi voleva dare l'incarico metteva le mani sopra la testa e gli comunicava lo Spirito Santo. Pressa poco come si fa al giorno d'oggi quando il rinnovamento fanno le preghiere di guarigione o di altro genere, di effusione, o pressa poco come quando il vescovo vuole che qualcuno diventi prete o diacono e gli mette le mani in testa. C'è un gesto significativo. Quando qualcuno si deve fare prete, prima gli mette le mani in testa il vescovo per indicare la discesa dello Spirito Santo, poi il nuovo prete si inginocchia e passano in processione accanto a lui tutti i preti presenti. Questa volta eravamo, credo, almeno una quarantina, forse anche 50, un gruppo di preti a San Francesco, dove è diventato prete un paesano mio di Marineo. Domani deve celebrare a Marineo, io alle 19 sarò a partecipare a questa celebrazione. E tutti i preti, è una cosa commovente. Tutti i preti, le mani in testa, in silenzio massimo, per invocare lo Spirito Santo. Ora, quando veniamo battezzati, pure viene invocato lo Spirito Santo. Il battesimo consiste nello Spirito Santo che scende nel cuore e nella mente dei bambini. Ora, perché sto dicendo queste cose? Perché Mosè era, diciamo, un pastore, fu chiamato da Dio, ricevette lo Spirito di Dio. Come e quando lo ricevette? Chi conosce il libro dell'Esodo, proprio all'inizio, nella Bibbia, c'è una visione che ebbe Mosè. Mentre stava pascolando le pecore, vide un roveto, il roveto è un cespuglio di spine per chi non fosse competente di agraria, che bruciava, però non si consumava, non diventava mai cenere. Mosè dice: ma che cosa sta succedendo? E si avvicinò e dal fuoco sentì una voce: Mosè, togliti le scarpe, perché il luogo dove sei è una terra santa. E Dio gli affidò, attraverso questo fuoco, che è il fuoco dello Spirito Santo, l'incarico di andare in Egitto e di liberare il suo popolo, cosa che Mosè fece. Lo Spirito Santo conferì a Mosè il dono della sapienza, cioè della saggezza, di sapere governare il popolo. Spesso lo facevano disperare, ma Mosè si rifugiava sempre nella preghiera e riusciva a superare con forza tutte le prove che gli mettevano davanti i suoi seguaci. Avrebbero dovuto essere seguaci, ma si ribellavano, perché certuni si immaginano che in paradiso ci si va in carrozza, o certuni, per esempio, quando si sposano, si immagina che tutto è bello, liscio, tranquillo. O quando a volte capita che ci sono dei giovani che si iscrivono all'università, si immagina che sia un divertimento. Le cose belle ci vogliono sforzi, ci vogliono sacrifici, ci vogliono impegni. Ed ecco allora che se uno si impegna, fa sacrifici
e supera gli ostacoli che si propongono, allora si può avere un successo, si può avere, diciamo così, una bella riuscita nella vita, cosa che io auguro a tutti quanti. Però ricordate, prima si ascolta la voce dello Spirito Santo, poi si ascolta la voce delle persone sagge. Fra queste persone sagge quasi sempre ci sono il padre e la madre, perché quando un padre e una madre danno un consiglio ai figli o dicono fai così o fai diversamente, in genere lo fanno per il bene dei figli. Qualche volta però devo dirvi che capita qualche padre, i padri più che le madri, qualche padre che a secondo, diciamo così, il lavoro che fa o gli impegni che si sono presi, vuole tenere anche con i figli sposati il potere in mano e non vuole cedere niente e vuole comandare fino a quando è, si può dire, sul letto di morte. Qui sbagliano i papà e anche le mamme quando con le figlie sposate vogliono tenerle avvinte a sé e magari mettono guerra nella casa della figlia o con i consuoceri, perché non sono persone sagge. Invece invocare lo Spirito Santo, ascoltare le persone sagge e camminare secondo gli insegnamenti che il Signore ci dà nella nostra vita. Una cosa importante, attenzione, la saggezza è qualcosa che si può trasmettere, come Mosè con l'imposizione delle mani trasmise lo Spirito Santo ai 70 anziani, così la sapienza, la saggezza si può trasmettere. I genitori ai figli, i professori ai ragazzi di scuola, gli imprenditori ai capomastri, agli ingegneri, agli architetti e a tutti i lavoratori e così via di seguito, i generali a loro subalterni nell'esercito o nell'arma dei carabinieri o nelle finanze, tutto si può trasmettere. Bisogna che però ci sia l'umiltà di ascoltare i consigli che si prendono e da parte di chi dà i consigli di non esagerare, di non soffocare la personalità delle persone che si vogliono guidare. E infine una cosa importantissima: Mosè, quando mise le mani sulla testa dei 70, trasmise la saggezza per mezzo dello Spirito Santo. Quando i bambini si battezzano, viene trasmesso loro lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo che è rappresentato, dietro le mie spalle c'è un candelabro a 7 braccia che rappresenta i 7 doni dello Spirito Santo. Beati coloro che sanno mantenere nel loro cuore, con la grazia di Dio, con le preghiere, con i sacrifici, con la frequenza alla Chiesa, i 7 doni dello Spirito Santo, che molte volte questi doni ci vengono dati ma noi, la fotografa stia ferma, ma noi dobbiamo essere fermi nel poterli mantenere nel nostro cuore e nella nostra vita e fare in modo di incamminare i nostri bambini, i nostri giovani nella strada giusta, perché quando ci presentiamo davanti a Dio non rispondiamo soltanto della nostra coscienza, rispondiamo anche della coscienza di tutte le persone che ci sono state affidate. Quando io mi presenterò davanti al Signore, devo dare conto e ragione al Signore dei 7.000 marinesi quando ero per 2 anni a Marineo, dei 7.000 di Villabate quando ero parroco a Villabate, dei 2.000 della Magione quando ero alla Magione e dei 13.000 che ho qui. Quindi guai a me se non faccio tutto quello che posso. C'è qualcuno che mi dice: padre Giacomo, tu sei anziano, ora certe cose dovresti togliere, ora c'è... e io dico: fino a quando il Signore mi dà la forza continuiamo, però bisogna impegnarsi, perché noi non siamo responsabili solo della nostra vita, siamo responsabili di tutte le persone che in un modo o in un altro hanno
diciamo, riferimento a noi, di cui noi abbiamo la responsabilità.